amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui da Peraga Center alle porte di Torino andremo a presentarvi una pianta che si chiama Aucuba. È una pianta perenne, ma andiamo a chiedere a Francesca Vernile di spiegarci qualcosa in più su questa bellissima pianta. Bene Francesca, cosa puoi dirci dell'Aucuba? Allora, l'Aucuba è un arbusto sempreverde che cresce in posizioni anche molto ombreggiate e per questo risulta molto comoda, perché comunque riesce a risolvere delle situazioni dove magari non riescono a crescere altre piante. In realtà è diciamo passata un po' di moda, perché era estremamente diffusa nei giardini ottocenteschi insieme alla fazia, alla spidistra, che sono comunque piante che normalmente troviamo nei cortili anche molto ombrosi appunto, e quindi magari negli ultimi anni si tende ad utilizzarla meno. In realtà è una pianta preziosa, perché comunque abbiamo detto è resistente, cresce all'ombra, vuole sì l'umidità, perché in natura cresce anche spesso sui corsi d'acqua, sulle montagne orientali di Giappone e Cina, però è molto resistente, quasi inattaccabile dai parassiti, e la cosa interessante è che fa anche dei frutti rossi, però soltanto se ci sono i due esemplari, maschile e femminile, perché è una pianta dioica. Questo vuol dire che i frutti, i fiori femminili e i fiori maschili sono portati su esemplari diversi. Fu introdotta infatti nel 1783, ma solo con esemplari femminili, e solo nel 1840 sono stati portati esemplari maschili e si è potuto avere anche il frutto. Frutto che sono delle bacche rosse, tossiche, come in realtà è tossica tutta la pianta, ma questa tossina, che poi è un metabolite secondario della pianta, l'aucubina, viene utilizzata in erboristeria ed è molto, ha delle proprietà antibatteriche, antiallergeniche, quindi comunque è utile, chiaramente non fate da soli, certo. È ovvio, però comunque insomma è una pianta utile ed è una pianta appunto che ci può risolvere una situazione difficile in giardino, farci da schermo, farci da siepe, proteggerci anche magari dai venti a nord, e ha queste foglie nella varietà insomma screziata, queste foglie un po' screziate che possono piacere o non piacere, ma esiste anche la varietà completamente verde. Bene, ma una domanda Francesca, viene utilizzata anche per le siepi? Volendo la possiamo utilizzare anche come siepe. Okay, come dimensioni cosa può diventare? Abbiamo un'altezza intorno ai 4 metri, una larghezza anche consistente. Quindi magari è preferibile utilizzarla per una siepe informale, quindi non una siepe formale tagliata, perché magari le potature non sono proprio esteticamente gradevoli fatte sulla Aucuba, però possiamo... Comunque una crescita abbastanza veloce. Una crescita piuttosto veloce, sì. Bene. Alessandro, Francesca Vernile e l'Aucuba Japonica vi salutano, vi invitano sempre a mettere un bel pollice all'insù, spollicciate e condividete questi video nei social. Ciao e alla prossima!